adesso arduo compito al dottor Paolo Moscatti. Prima appunto l'imprenditore Marcello Massi citava la sua esperienza internazionale nelle associazioni come Assofermet per 12 anni. Ecco, se abbiamo invitato questi due protagonisti dell'impresa è anche perché entrambi hanno un'esperienza internazionale di associazione. Il dottor Moscatti è anche vicepresidente di Eurolab, che è l'associazione di tutti i laboratori d'Europa, e anche vicepresidente di ALPI, che invece è l'associazione nazionale, o presidente di ALPI, che è l'associazione nazionale. Quindi lo ringrazio moltissimo per l'apporto che ha sempre dato e gli passo subito la parola. Grazie. È già attivo? Sì, si sente? Bene. Buonasera a tutti, grazie dottoressa, un po' meno grazie per avermi posto dopo Marcello Masi, perché intervenire dopo un simile intervento è veramente difficile e mi verrebbe voglia di seguire il suo suggerimento e dire mi associo, buonasera. In realtà negli interventi del pomeriggio ho trovato parecchi spunti, sono riuscito a imparare tante cose, ad avere delle conferme anche di attività che stiamo portando avanti in aziende nelle quali crediamo, e quindi cercherò, non è il mio settore, porto anch'io la mia esperienza, quello che ho potuto maturare in tanti anni, e quindi per metterla giù in modo non scientifico inizio dicendo che al fiol dal frap risponde al fiol dal fruttarol, perché questa dal fruttarol. Allora, ho colto per esempio nell'intervento del dottor Villano uno spunto su idee, commitment fortissimo, coesione e guardare avanti. E allora lo associo a un altro modo di vedere le cose. Dice che a un certo punto bisogna bruciare le navi e quindi tagliare i ponti col passato. E quindi quando si dice che uno rivoluziona la propria azienda come un calzino, vuol dire che del passato non è che lo butta via, ne fa tesoro, però non agisce secondo il passato, brucia le proprie navi, prende una strada che se fallisce è veramente un fallimento, non c'è un piano B. Qual è il piano B? Non esiste un piano B. E questo è un punto. Mentre ho colto invece dell'intervento di Michele Gatti, quella che è una prerogativa di noi imprenditori, soprattutto quando avviamo le imprese, e quelle cioè che la dedizione è totale, l'orario di lavoro non esiste, ma perché non ci si guarda? E un piccolo aneddoto: nella nostra impresa eravamo due soci quando siamo partiti e avevamo una bellissima caratteristica, che io ero un gufo, cioè uno di quelli che di sera, proprio di andare a dormire, per me fare le due, le tre, le quattro lavorando non mi pesava, il mio socio era una allodola, lui dalle 4 del mattino non riusciva più a dormire, e quindi un laboratorio di due persone era aperto sostanzialmente dalle 5 del mattino a mezzanotte. Poi a un certo punto ti accorgi che stai esagerando, e io me ne sono accorto un giorno perché ho sentito, mentre stavo lavorando, secondo me di sera, ho sentito qualcuno entrare ed era il mio socio. Ho detto, ma cosa fai qui? Sono le 5 del mattino. Dico, allora è ora che io vado a letto, perché ci vediamo alle 9. E lì capisci che esageri. Però questa è veramente una prerogativa degli imprenditori che non possiamo chiedere ai nostri collaboratori. Però vorrei focalizzare l'intervento, avendo sentito parlare di come sono cambiate le cose, delle tradizioni europee, dell'evoluzione delle competenze. Masi ha detto sappiamo fin troppo delle volte, ma qui c'è stata un'evoluzione delle competenze e c'è tuttora un'evoluzione di competenze estremamente spinta. Però allora penso che quando nell'impresa facciamo affidamento
sui nostri collaboratori, ma poi anche su tutti gli stakeholder. Operiamo sul mercato e quindi con i clienti, con i fornitori, con tutti quelli che hanno un interesse verso la nostra impresa. Operiamo in una società. Beh, non solo la tecnologia ha avuto un cambiamento fortissimo, ma allora penso al cambiamento che ha avuto la società. E siccome molto degli aspetti che fanno parte della conduzione dell'impresa hanno a che fare con la cultura proprio dell'impresa, ne abbiamo avuto oggi dei racconti molto interessanti, bellissimi, quindi cultura d'impresa, di umanità, allora mi viene in mente, bene, negli anni 60, quando Marcello Masi iniziava la sua attività, anzi girava già tra il Brasile, l'Est Europa e l'Italia, com'era la nostra società? Cos'era che formava la cultura delle persone? L'humanitas della nostra società, da cos'era formato? Allora mi sono fatto appunto di tre o quattro cose che ricordo nella mia personale formazione di quella dei miei coetanei di allora. Ricordo la televisione. Cos'era la televisione negli anni 60? Cos'era la televisione fino agli anni 80, prima degli anni 80? Ricordo che i miei genitori e anche i nonni, quando dicevano una cosa e dicevano: ma dove l'hai sentita? L'ha detto la televisione. E quindi se l'ha detto la televisione era certo. Non ti dicevano: l'ha detto Sergio Zavoli, l'ha detto Iader Iacobelli, non so se a qualcuno vengono in mente questi nomi, Tito Stagno. No, l'ha detto la televisione. C'era una autorevolezza nella comunicazione. Dire, la televisione di allora era anche bacchettona, cacciava via i comici per delle cose assurde, c'erano parole che non si potevano dire, cazzotto era proibito, dire cazzotto in televisione, non si poteva dire la parola amante, era proibito, venivano cambiati i titoli dei film dove c'era amante, si cambiava in moglie o così, quindi non sto tessendo le lodi sto tessendo però le lodi a un modo di fare formazione, informazione, e l'informazione è anche formazione. Tanti anni dopo, dove siamo? Siamo nell'era delle fake news. Ogni volta che senti qualcosa ti cominci a chiedere: è vero o non è vero? Devi leggere 10 quotidiani per avere un'idea di come possono essere andate le cose, e questo rende un po' più difficile la nostra formazione. Poi mi viene in mente la scuola. Tutti siamo andati a scuola. Che cos'era la scuola fino a 30 anni fa? Cos'era la scuola prima degli anni 2000? Cos'era la scuola? Qual era il rapporto tra le famiglie e gli insegnanti? Qual era il rapporto tra gli studenti e gli insegnanti? Che formazione si aveva? Qual era il riconoscimento dell'autorevolezza del maestro, del professore? Oggi tutti i giorni si legge sui giornali del genitore che ha aggredito il maestro o il professore perché ha ripreso il figlio o qualcosa del genere. Oh, ragazzi, insomma, queste cose fanno una cultura di base della popolazione, sono espressione di una cultura dell'oggi. E poi ricordo un'altra cosa, ricordo la parrocchia e ricordo la sede del partito. Io sono cresciuto in un quartiere che era uno dei più operai di Modena, era il quartiere Madonnina, e aveva la sua bella casa del popolo della Madonnina, ma c'era anche la parrocchia della Madonnina. E io ricordo che sotto le finestre di casa ogni tanto passava una processione con il prete, la Madonna e tutti dietro che pregavano e cantavano, e magari due sere dopo passava un corteo con tutti i giovani che urlavano Johnson, boia, eccetera, queste cose qui. E non raramente qualcuno dei giovani che tre sere prima era passato con la processione della chiesa era col suo eschimo e il cappuccio e il pugno alzato. Però c'era un'interlocuzione, si discuteva in questi posti, ognuno ti dava la sua versione delle cose. Però si parlava, ci si confrontava.
Oggi questo non lo trovo più, non c'è più, manca questo aspetto. E allora questa è la nostra, se oggi la società poi vive di social media, di Twitter, di Facebook, di queste cose che, dove normalmente le persone sono da sole davanti a un qualcosa, se al posto, comunque la pensiamo, non sto facendo politica partitocratica, no? Comunque la pensiamo della casa del popolo o della parrocchia, erano luoghi molto più sani di dove adesso si va dentro come si chiamano, VLT, dove ci sono i videogiochi, dove uno passa un pomeriggio davanti a una macchinetta e magari si ammala anche di malattie da gioco, come si chiama, ludopatie, no? Era molto meglio la casa del popolo della Madonnina che non il Super Bingo o il Las Vegas che apre adesso venendo sulla tangenziale, la cosa che vedi venendo da Modena Sud, così Las Vegas, c'è Las Vegas. Questo crea cultura. Allora penso, ma oggi dove la troviamo la cultura? Dov'è che c'è un posto nel quale la cultura può trovare un'espressione vera? E io lo trovo nell'impresa, questo posto. Lo trovo nell'impresa, dove però a noi imprenditori è veramente richiesto di fare un cambiamento di paradigma, ma veramente bisogna fare un salto e non considerare esclusivamente quelli che sono i mezzi della produzione e non considerare i propri collaboratori come risorse umane che fanno parte dei mezzi. C'è da fare un'operazione culturale molto forte, un'operazione di responsabilizzazione, ma anche una operazione di attenzione verso i propri collaboratori, farli sentire importanti, farli sentire parte di un qualcosa che non è solo la produzione in sé, non è solo il raggiungere un obiettivo di utile che poi può anche essere un vantaggio per il collaboratore. Farli sentire, per esempio, partecipi di una politica dell'impresa volta alla salvaguardia dell'ambiente, volta alle relazioni sociali, volta a sostenere attività culturali del proprio territorio e quindi renderli consapevoli che con il loro contributo contribuiscono a tutto questo. E tutto questo è possibile esclusivamente se l'impresa ha dei buoni margini, se l'impresa fa profitto. Il profitto non è lo sterco del diavolo, è come si utilizza il profitto che può essere disdicevole. E qui occorre veramente un salto culturale, ma devo dire che in tantissime imprese questo è già presente, veramente in tante. C'è un tema di portarlo dentro anche nella piccola impresa, piccola e media impresa, perché in un tessuto industriale dove forse più del 90% delle imprese hanno meno di 10 addetti, non ci possiamo permettere che quelle che sono oggi imprese magari artigianali ma di altissimo profilo tecnico non siano coinvolte in ragionamenti di responsabilità sociale d'impresa. Ecco, questo secondo me è un paradigma, è un cambiamento culturale che dobbiamo fare. È un cambiamento culturale che noi nel nostro piccolissimo, nella nostra impresa, ho colto, mi ha fatto piacere sentire l'intervento del dottor Villano, perché ha raccontato una cosa che nella nostra impresa è avvenuta 2 giorni fa, ovvero alla presentazione dell'organigramma, c'è stata una piccola ristrutturazione aziendale nei dipartimenti, è stato presentato l'organigramma. E nell'organigramma il CDA era proprio sotto, e il presidente era sotto, ancora più sotto, e si è presentato ai collaboratori con il termine di primo servitore, non servo, servitore. Servitore a cosa? Al miglioramento delle condizioni, a mettere i propri collaboratori in condizione di svolgere al meglio il proprio lavoro, di avere soddisfazione al proprio lavoro.
di raggiungere gli obiettivi dell'impresa, ma anche i propri obiettivi. E adesso lo voglio vedere, qualcuno dei miei manager che nei confronti dei propri collaboratori, va bene, esercita del potere e non dell'empowerment. Non lo può fare, perché se il primo a dire sono al servizio di tutti è il presidente, voglio vedere gli altri, chi si attenta a esercitare un potere in azienda fine a se stesso. Quindi questo è il, secondo me, un punto focale della questione. Tornando a come eravamo e come siamo oggi, mi piacerebbe sapere il parere del dottor Ieronimi su cosa possiamo fare come società, perché non credo che le imprese da sole possano fare la cultura della società, non credo, ma come possiamo tornare a condizioni nelle quali l'intera società o mediamente la società ha delle condizioni di cultura media un pochino più elevate rispetto a quelle di oggi. Cos'è successo in questi? Io non ho un'idea su quello che è successo, poi qui termino. Cos'è successo? Se io penso alla mia vita, dico, ma come mai? Cos'è successo? E dico che a un certo punto è successo un 48, anzi è successo un 68 per me, e ne stiamo ancora pagando le conseguenze di quel 68. È successo che i filosofi, dei quali ho enorme rispetto e ne riconosco la potenza, perché sono i filosofi che hanno mandato gli uomini a morire nelle trincee, non sono stati, sono loro. Ora, a un certo punto c'è stato un filosofo che si è inventato anche l'immaginazione al potere. Bene, Marcuse, che era un allievo di Heidegger, forse Marcuse anche. Comunque Marcuse, l'immaginazione al potere, evviva, Marcuse ha raggiunto il suo scopo, oggi abbiamo l'immaginazione al potere, oggi si riesce a dire a livello politico, si riescono a sostenere delle tesi insostenibili nei numeri, si riesce a dire due ore dopo il contrario di ciò che si è detto due ore prima, senza alcuna vergogna si riesce a dire non ho mai detto questo, quando tutti i social media sono pieni di filmati dove avevi detto esattamente quello. Come è possibile uscire da questa storia? Perché con questa situazione politica sociale fare impresa non è mica semplice. Grazie. Grazie dottor Moscatti, tra parentesi dico che la prossima volta che inviteremo il dottor Moscatti sarà la presentazione del suo libro che stiamo scrivendo. Wow, che news! Grazie. Passo la parola al professore che fa una replica e poi Marcello Massi ha chiesto la parola. Most convincing. Molto convincente. Allora, due cose. La cosa che lei ha detto, che i giovani sono il nostro tesoro. E allora la cosa a fare di dare il meglio training, education, dare formazione ai giovani alla giovinezza, perché la mia vita era divisa in due parti. 25 anni a Battelle lavoravo con imprese e ricerca, e 23 anni come professore a una piccola università. E allora la forza della giovinezza. Avevamo 100 nazionalità in un'università di 500 studenti.
e questa esperienza era formidabile. L'altra cosa che lei ha detto sulla cultura dell'impresa, io ho parlato della cultura dell'impresa di questa regione, ma io ho molto lavorato come ricercatore da fuori per Siemens, per la direzione di Siemens, e quando lei arrivava a Siemens, la questione del portiere era: lei è della casa? Non perché lei è da Doi. Dunque c'era questa idea, e la società la più grande in Germania, che la gente pensavano: noi facciamo parte di una casa. E io ho visitato per Siemens Siemens Brasil, Siemens Argentina, Siemens Stati Uniti, Siemens Corea, e da sempre c'era un spirito di casa. E dunque la lealtà è non solo del lavoratore verso la società, ma la società ha bisogno di avere una lealtà verso la gente. E io credo che questa è una tradizione europea che è necessario di ritrovare. Scusi. Grazie. Allora passiamo la parola a Marcello Masi. Vi ricordo che appunto dopo questo dibattito ci sarà l'aperitivo offerto dai consorzi e a seguire la proiezione in anteprima del documentario su Atlantide, sulle ultime scoperte di Team Hackers, prodotto da Michael Donnellan, che ci ha fatto questo regalo, perché tra un po' sarà di diffusione planetaria e invece per la prima volta viene proiettato qui. Quindi proseguiamo col dibattito fino alle 18:30 e poi ci spostiamo all'aperitivo. Molto sommessamente e frenando il mio temperamento, vorrei dare un contributo meno personalistico al tema. Che cos'è cambiato? È cambiato il mondo. Dopo la caduta del muro di Berlino e con l'avvento della globalizzazione è cambiato il mondo. Dobbiamo scegliere dei due l'una: o noi ci assoggettiamo a un'economia di mercato, o altrimenti votiamo per un'economia dirigistica. Le due cose non possono convivere. E che ne pensiamo? Noi viviamo del mercato. È al mercato, è nell'orto, è nel campo che si va a raccogliere i frutti di ciò che seminiamo. Non c'è bisogno di rievocare Einstein o cosa, è una cosa semplicissima. Il mercato risponde a delle leggi che sono semplicissime. Domanda e offerta, e la domanda e l'offerta non nasce annacquando i radicchi, nasce creando le condizioni di produrre e le condizioni di consumare. Non ci vuole mica, ripeto, ci vuole del buon senso. Mi aiuti il fatto che ho vissuto, sono cresciuto, ho sofferto, beneficiato al mercato. Andavo da ragazzo a Modena, avevamo il mercato più importante d'Europa. Sapete, andavo da ragazzo, quando venivo a vendere il ferro a Ferrara, Modena e Reggio, andavo a mangiare dalla Bianca, perché lì venivano i mercanti di maiali, di mucche, e li ascoltavo a tavola come commentavano l'andamento di quel lunedì di mercato. Ho imparato delle cose incredibili.
che sembrano elementari per chi poi le ha applicate nella propria vita. Torniamo al mondo. Il mondo vive di questa cosa e bisogna che chi lo governa si renda conto, occorre diffondere la cultura e la conoscenza della realtà priva di interessi di parte, o meglio, che indichi l'obiettivo, cioè l'interesse prioritario, quello del paese o dell'area e dei propri cittadini a qualsiasi livello. È forse più facile convertire la gente a non so quale religione piuttosto che metterla, però bisogna che non giriamo intorno al problema. Allora, il problema, dobbiamo essere coscienti, prima ho fatto un accenno alla globalizzazione, poi prenderò il suo libro e continuavo, sono due ragioni potenti per cambiare le regole globali degli scambi e bisogna riformare il WTO, la quale se non viene adeguata ai tempi rischia di morire di inedia. Sì, qui Trump farà piacere a qualcuno, ma è una bomba che può far scoppiare il sistema. E quindi io non faccio il tifo né per la Cina né per l'America, faccio il tifo per un mercato libero, ma libero, libero sotto delle regole ben precise, non libero che ognuno faccia quello che vuole, perché adesso ognuno fa quello che vuole. Siamo arrivati, insomma, signori, io ripeto, ritengo che se si riesce, a Marco Scarpa prima che ha detto non siate indifferenti, mi è piaciuto quando hai detto non siate indifferenti, ma che cosa? Non dobbiamo essere indifferenti a che cosa? A questo andazzo di adesso, che non va bene da qualsiasi parte, lo guardo, poi se a me va bene una volta perché mi aprono e vendo l'acciaio, cose, ma non va bene, deve andare bene a tutti, senza allargare tanto il discorso, ma insomma sta facendo anche degli arrivi della gente, insomma, noi abbiamo una situazione veramente che richiede una radicale presa di coscienza e che non sia uno viene a raccontare la sua storia, quell'altro la vede da una parte, Masi la vede dall'altra, Ilva la vede da quella, insomma siamo di fronte a una situazione che non c'è nessuno da solo capace di risolverla se non si ha il coraggio di condividere un'analisi che è fatta di più e di meno, di difetti e di virtù, e provare di metterlo insieme. Cioè non c'è nulla di sconosciuto, credo. Non è successo niente di miracoloso, ma vi pare un caso che il 10 settembre del 2008 questa roba valeva 1000 e il giorno dopo valeva 400, la stessa roba? Ma vi rendete conto di cosa parliamo? Il fallimento di Lehman Brothers è strumentalizzato, non esiste, era una banchetta, dopo l'abbiamo visto, potevano salvarla, non hanno salvato il Monte dei Paschi, le robe del Reddit, è strumentalizzato, c'era la finanza che comandava e determinava l'economia. Improvvisamente il nostro bilancio al 31 luglio diceva una cosa, nel mio settore guadagnavamo un sacco di soldi al 31 12 se non eravamo stati virtuosi ad avere un magazzino adeguato, l'IFO, FIFO, è perché FIFO, una FIFA della Madonna, se viene sbagliato perché c'era una speculazione in atto, che no, la borsa è roba da ridere, facevamo una speculazione con delle navi di acciaio o delle navi di maglie o di... Quindi voglio dire, qui non c'è nulla di sconosciuto, bisogna che abbiamo il coraggio, chi può dare un contributo di conoscenza e mettersi in una camera buia chiusa e che la politica prenda atto, ma è un miracolo, io non sono in grado di darvi suggerimenti su i provvedimenti, ma le cause bisogna che abbiamo il coraggio di dirle quali sono le cause. Quindi c'è un mondo, perché ormai il mondo ha economia di mercato, lo dice la parola, economia di mercato. Se il mercato è selvaggio, le conseguenze sono che uno si arricchisce e l'altro vuole di fame, la maggior parte. E se intorno a casa mia c'è molta gente che perde il lavoro, che non ha di che cosa, che sia bianca, nera, gialla, io non posso vivere tranquillo. Se non altro fisicamente, la mia coscienza, tutti siamo bravi di dire che siamo buoni, grazie,
ma oggettivamente non c'è più posto per applicare lo stesso sistema inverosimile e inverecondo che abbiamo usato fino a l'altro. Il mondo è cambiato. Per quanto tempo riusciremo a dar da mangiare a della gente che non ha i mezzi per comprare quello che deve mangiare? Una volta, vi ricordate che passavano le mucche e bucavano via il latte in Europa, mica, non era mica 2000 anni fa, eh? E là in Africa morivano di fame, adesso stanno arrivando, perché l'attività di morire di fame non piace a nessuno. È una roba veramente di una semplicità e di una complessità. L'analisi è semplicissima. La terapia, non lo so, io, però è così, credetemi, provate a dirlo in un altro modo, cerchiamo di abbassare i toni e di provare a parlare come facciamo a casa nostra, come facciamo nelle nostre aziende, ma se noi gestissimo le nostre aziende con i criteri come i grandi soloni, è vero, gestiscono il mondo, ma Trump lo prenderesti a lavorare nella tua officina? Secondo me no. O Peter Lat, Jinping o Putin, da loro vedevano volere pure bianca a fare il magazziniere, professore, e anche certi professori non li prenderei a lavorare nelle mie officine, detto così molto francamente, perché non è che poi andiamo per categorie, andiamo per individui. Ci sono degli individui che hanno il coraggio di professare un'ideologia e diffondere la loro cultura in modo leale e onesto, e degli altri. Cioè, non c'è bisogno di essere analfabeti per essere disonesti. Grazie. Giusto. Una brevissima replica, Masi. Condivido la diagnosi. La cosa che mi preoccupa tantissimo è il medico. Perché non c'è il medico, e il medico è frutto della cultura del paese, perché chi arriva alla politica, chi arriva alla politica oggi, uno che primo lavoro, ministro del lavoro, si permette di entrare in polemica con Mario Draghi su questioni assolutamente tecniche. Allora, se non aumenta la cultura della popolazione, faremo fatica ad avere una classe politica. E per aumentare la cultura, ascolta tuo figlio, non siate indifferenti, da questo sì. Costo, certo. Il titolo, non siate indifferenti. Certamente. Grazie. Bene. Allora, come dicevamo fin dall'inizio, noi non siamo indifferenti con il nostro giornale ad accogliere le istanze degli imprenditori che invece hanno moltissime cose da dire, e questo lo stiamo facendo da 20 anni, e vi siamo grati a ciascuno di loro se danno un contributo intellettuale e finanziario, e non possiamo che ringraziare ciascuno di voi per l'attenzione che ci ha prestato.